La guerra di Camorra a Ponticelli non ha freni, bombe carta, omicidi e agguati, una faida che si fa sempre più cruenta. L'altra sera a morire sotto i colpi di pistola un 23enne incensurato, ucciso davanti alla compagna incinta. Un omicidio di Camorra senza scrupoli da inquadrare nell'ambito della faida che da tempo sta attraversando gli ambienti criminali di Napoli Est. Antonio D'Onofrio era il figlio illegittimo di Giuseppe De Luca Bossa, attualmente detenuto e nipote del boss, condannato all'ergastolo Antonio De Luca Bossa, un'escalation di violenza che ha scosso tutti. Questa mattina a Ponticelli è arrivato il procuratore antimafia, Cafiero De Rao, che ha ribadito la necessità di una risposta immediata e severa dallo Stato. Stesso appello da parte di Libera Campania con Pasquale Leone, che da anni cerca di combattere la criminalità a Ponticelli. Questo quartiere conta troppe vittime innocenti della criminalità. Noi dal 2009 che andiamo nelle scuole come presidio di Libera, come realtà aderenti, per ricordare le vittime. Oggi siamo lì, siamo stati a scuola perché siamo prossimi alla giornata memoriale delle vittime dell'11 novembre. Però quello che sta avvenendo in questi giorni chiede una risposta immediata. Ho incontrato una docente che è stata professoressa di quel ragazzo e ho sentito forte il suo dolore, così come il dolore di Felice dell'educativa territoriale che ha conosciuto questo ragazzo e che adesso non sappiamo precisamente le dinamiche, ma un ragazzo che ha aspetto un bambino di 23 anni. È una ferita per il quartiere. Noi alle istituzioni chiediamo di tornare, di esserci, ma di esserci veramente.